Ciao, io sono Marco Scrone, signore e signori, bentornati in una nuova puntata della Magicraft 2. Da oggi siamo dei tritoni. Lo so, è bruttissima questa armatura, però almeno è un'armatura, vista che quella di ferro fa cagare. Questa armatura è fatta dai Mana Steel, vengo dalla live fatta il pomeriggio, grazie ai Sor Kellogg's, in cui abbiamo fatto le seguenti cose. Non siamo andati avanti, non troppo, e tutte cose da rewardare. Abbiamo preso un altro sapling, un Greatwood Sapling, grazie al nostro incantesimo Dig. E qui abbiamo fatto lo Spellbook, che è un libro degli incantesimi, appunto, che contiene Dig e un altro incantesimo, che è praticamente uguale, soltanto che invece di scavare fa danni. Non è potentissimo, ragazzotti, però. E devo dire che Dig è davvero una svolta, soprattutto per gli alberi. Cioè, wow, fatto. Fatto, meravigliosamente fatto. Mettendo un lingotto dentro il mana pool della nostra ottima Botania, invece otteniamo appunto il mana steel, che è questo qua, con cui ho fatto il Ring of Magnetization, che se messo, oppela, finalmente compensa, guardate qui, l'assenza del magnet. Oh yes, molto molto bello. Ah, per quanto riguarda l'altro incantesimo, ragazzi, era identico, con l'eccezione di, invece del piccone, la spada. Abbiamo fatto anche delle blood rune, scusatemi, non so parlare. L'ho fatto in live perché se no sarebbe stato davvero molto noioso stare qui, aspettare che raggiungi 1000, ci metti un pezzo di stone e te ne da una. Per due ti da uno di questi, e per otto è davvero rotto, ragazzi. Quindi, andiamo qui in Blood Magic, eccola qua, come potete vedere abbiamo fatto questo e questa qui, e ci dà la reward baggina, che me la tengo, è good, buono, buono, buono. Witchery, anche con la Witchery abbiamo fatto qualcosa, abbiamo fatto la Anointing Past, che se clicchi col tasto destro con quella roba sul calderone vanilla ti dà il calderone della strega. La Witchery è molto, molto, molto carina, è una mod davvero, davvero grande, ci ha dato anche la spiegazione, vediamo un po', un bel libercolo che ci spiega le cose. Oh yes, ci sta tanta 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 carne al fuoco, io spero di non perdermi niente. Per ora però i liberculi li mettiamo qui dentro. Qui c'era un'altra reward bag che mi sono sbagliato e l'ho presa. Mentre, anche per l'Ars Magica, facendo lo spellbook, vediamo un po'. Tre pozioncine di mana, questa non è male. Mana, mana, mana. Così se finiamo il mana e proprio ci serve, beh, ragazzotti, ce l'abbiamo. Qui abbiamo un po' di mana, abbiamo fatto anche questi qui, End of Flame, che invece di generare passivamente vogliono roba combustibile. E il mana powder, vedete, facile facile, e il mana powder lo facciamo dalla gunpowder. Quindi i Daybloom hanno fatto un po' di mana, la gunpowder viene trasformata, e poi qui ci butti roba combustibile, a meno che il magnete non me la prende, ed eccola qua, vedete? Sta arrivando il nostro amico Mana Optimus Prime. Quindi abbiamo una reward basic e due good. Andiamo ad aprirle. Il Chimerite Block, buono. Il Blu Topazio, questo qui è tutto il Blu Topazio, buono. E i Wake Bloom, che ne ho trovati davvero pochi. Oh, ragazzi, buonissima roba dell'Ars Magica, che andiamo a mettere qua sopra. Oh, yes. Andiamo a mettere qua sopra, quasi quasi, questo qui, questo. Buono, buono, buono. Vediamo quelle good. Ta Pam! Signori, 27 pezzi di Tamium. Good! Goodissimo, e adesso vi spiego il perché. L'altra. Vintium Dust, ottimo. Blu Topazio, ottimo, ottimo, ottimo. Ottimo, risorsette per noi, davvero buone. E poi vi spiegherò perché. Perché è così buono il Tamium? Perché non puoi minare, e c'è proprio scritto sul liberculo, liberculo che sta qui, non puoi in questo pack minare, non puoi fare il piccone di diamante. Quindi se tu vai qui e ti dice, ehi, ma come mino l'ossidiana? Vedete? Bla bla bla, devi usare o il piccone di Tamium o il Mana Steel Pickaxe. Quindi uno dei due, ce l'abbiamo tutte e due per adesso. Anzi, forse sarebbe più il caso che io trasformi questo Mana Steel in pepette, 1, 2, 3 e 4, e in quante sono le gambocce? 7, se non sbaglio, vediamo. Yes! Tutte quante! Very good, quindi diventiamo proprio un super tritone. Questo perché dovrebbe tecnicamente essere equivalente al ferro, e quindi dovremmo essere almeno un pochino equipaggiati. Oh yes! Finally! Tra l'altro questa
particolare armatura, ragazzotti, nel caso in cui subisse dei danni e nel caso in cui ci abbiamo, questo però mi sono scordato di farlo da qualche parte, forse ci dovrei avere un pochino di stun con il cacchio, proprio col super cacchio, quindi andiamoci a buttare questa, magari c'ho del call, ecco, siamo il call che è più migliore assai, visto che ho finito l'energia dell'Aura Cascade. Possiamo con questa qui fare una mana tablet, eccola qui, mana tablet. Vedete, serve il Living Rock. Living Rock. E forse ne ho tre pezzi soltanto, sono molto triste. È troppo alto il volume del gioco? No, ci sta. Quindi noi mettiamo la stone qui. E quando abbiamo 8 Living Rock possiamo fare un mana tablet. Dicevo, subisce danno, sicura da sola. Inoltre, avendo tutto quanto il set, ci dà il 10% di costo in meno di tutti i tools e di tutte le rod. Fantasticissimo. Bruttarella, sembra un tritone, davvero. E mi esce fuori la testa, però va bene. Intanto che aspettiamo, andiamo a fare una cosina sfiziosa assai. Blood Magic, vedete qui abbiamo i vari livelli. Qui ci chiede di fare il Divination Sigil, che è utilissimo. E poi uno tra il Water Sigil e il Lava Sigil. Io ho visto il Water, l'acqua, ce l'abbiamo, ragazzotti. Non è un problema, sono andato a prendere un bel po' di secchiali di lava. Perché? Perché ce ne vogliono davvero tanti. Un diamante e dell'ossidiana, questa me la so totalmente scordata, la fangula sore, da allora facciamo così. Bam, 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 bam e bam. Perfetto, a questo point of situation io andrei a buttare dentro il nostro amico un altri tre pezzettozzi di ferro e andiamo a vedere il mana steel pickaxe, eccolo qua, che dovrebbe, perfetto, permetterci di ottenere l'ossidiana, come dice il nostro ciccio. Sto già finendo. Qui urge una farm di legna, perché ogni volta devo uscire. Ma poi una rottura? Ho finito il mana. Vai, cicciottatevi. Ma siete strunz. Vediamo se si trasforma. Ok, un'altra ancora. Dai, vai. Vai, Kiko. Vai. Lascia che la magia arrivi. È più lento col... Pensavo che col Cola andasse uguale. E invece è più lento. Come mai? Ma non è che non me li prende. Sto coso, sto anello è buono però soltanto quando usciamo di casa. Oh, eccolo. Eccolo qua. Eccolo qua, vai. Brutto bagarozzo. Ci vorrà un po'. Lo so. Ci vuole un po'. E intanto vado a scavarmi un po' di legnozzo. Well, un po' di legno, vediamo un po' se ve li ha trasformati, ragazzi. Portacci sua, quanto ci impieghi, ah maledetto. E intanto facciamo un po' di living wood, eccotelo qua, molto good. Sapete che vi dico, a questo punto non facciamo me l'hai trasformato adesso, sei un porco, e tu porco levale le mani di dosso. Vediamo un po'. Preferisco farmi il piccone perché col tablet si rigenera, giusto? Vediamo un po'. Ma già, arrivera, ti butto la cesta. La prende. Attenzione. Qua siamo messi non troppo bene per quanto riguarda il mana, perché di coal ancora non ne produciamo. In realtà non ho idea di come si possa produrre il coal. Vediamo un po' se mi arriva il necessario per fare questo lingottino di qua. Ancora non si è trasformato. Dobbiamo andare a prendere l'ossidiana. Due pezzettozzi, quasi quasi uso uno dei secchielli, però l'ho preso contati. Eccola qua, fantastico. Opelà. Con questo andiamo a fare il nostro mana tablet, che è una sorta di batteria per il mana. E ragazzotti, con questo. Quanto è comodo? Quanto è comoda questa roba. E con questo facciamo due di questi. Opelà. Con cui fare il nostro piccon house. Vediamo. Eccolo qui. Ta-da! E sostituiamo finalmente l'iron pickaxe. Lo mandiamo proprio in pension. Ora. Il nostro mana tablet. Ce l'avrà un po'. Un po' di energia qui dentro. Un po' di mana. Mana. Diciamogli di uscire. Ok, ragazzi, ce n'è uno sputo, neanche si vede.
per quanto c'è poco ce n'è. È davvero una cagatina. Però, andiamo a cercare un po' d'ossidiana, va? Manco a farla apposta, dove abbiamo la miniera, c'è l'ossidiana. Vediamo un po', sembra acchiapparlo. È lento, lento, lento quanto il piccone di diamante, però... Oh... Yes, yes, very, very well. Qui vi metto l'acqua, perché il diavolo è tanto fine. Avete notato che non ha perso durabilità? Perché quel poco di mana che c'era qui dentro, ragazzotti, ce l'ha curato. Fantasticissimo. Scavare con questo sarà sicuramente molto più migliore, assai, che scavare con quell'altro. Soprattutto perché è anche nerfato il piccone di... Oh, due di ossidiana. Siamo tornati a casa? Ma sì, adesso non mi va di andare nel Nether, anche perché immagino che ci siano mostri importanti. Guardate, non è mai sceso. Oh... Yeah, baby, it's a triple! Ma ragazzi, abbiamo un problema, perché il Lava Sigil vuole, oltre a questo, questo, il Magma Grim, e noi abbiamo... Dove sta? Noi abbiamo le Slime Ball, ma non abbiamo, a meno che non l'abbiamo trovato qui in mezzo, e non mi pare proprio. Fermi tutti, il Cinder Pearl! Il Cinder Pearl Towncraft si trova nei deserti. Forse questo ci aiuta, perché volete mettere un sigillo che crea la... Eccolo! Dimmi di sì. Oh yes, guys. Finally, togliamo questa brutta visualizzazione. Lava Sigil. Bello. Cosa è successo? Ah, giusto, devo fare questa. Mi serve l'orb. Purtroppo non funziona. Ok, non mi funziona la Mind Twigger. Sono un po' triste. E del glass. Glassetto. Eccolo qui. Allora, facciamo la mano. Oppela. Perfetto. Uno, due. No, non ho il diamante. Forse adesso funziona? Nope. No, proprio no. Non gli piace per niente. Ok? Diamante qui, giusto? Sì. Diamante qua sotto. Questo così e questo così. Dai, volete mettere questo coso? Tira fuori dal nulla la lava. Cioè, svoltissima, signori. Super svolta. E adesso andiamo a fare così. Mi servono altri 6 secchielli di lava. Fortunatamente il vostro Marcus Cron si premunisce prima di iniziare la puntatina per darvi un bel po' di cosette da spizzare, e però si intoppa sul fatto che non funziona sta roba, quindi facciamo così e così. Qual è il tuo problema? Dimmi qual è il tuo problema. Al centro vuole le blank plate. Oh yes, lava sigil. Regà, non so se c'è blood qualcosa. Oh sì. Oh, lava dalla magia del sangue. Mamma. E allora, visto che ci siamo, andiamo a fare il divination, che è importantissimo, anche molto facile da fare. Chissà se abbiamo della sand. Ce l'abbiamo, ma come? Non ce l'abbiamo, Marcus Cron. Eccola qua. La lava ci potrebbe permettere di fare qualche combo con la botania. Non lo so. Oddio, potrei vedere, perché comunque il secchiello di lava nel vanilla consuma tantissimo, quindi vediamo un po'. No, non se l'è cacchiato. No, giustamente. Se ci metto la lava qui, no, qui c'è un buco. Se metto la lava qua, nope, va bene. Sono troppo speranzoso alle volte, ma è l'amore che mi dà coraggio. Quindi abbiamo... 5, grazie, cortesemente un altro, altri 2, molto gentile. Il Divination Sigil, perché ho detto che è quasi fondamentale? Perché ti dice lo stato dell'energia del sangue nella... cioè il microfono storto, spero che non l'abbiate sentito soltanto con l'orecchio sinistro. nell'etere, ok? Quindi se noi facciamo così, però non lo prendo, perché porca puttazza... Divination Sigil. Adesso guardiamo. Oppela. Vedete? Ci sono 400 life point all'interno dell'etere. Chiamiamolo così. Se io
mi infliggo danni e poi ci metto l'orb qui sopra. Andiamo a divinare col sigillo. Suppela. Vedete? 5,72, 6,62, 6,72, 7,62. Perché ho preso danno prima? Perché probabilmente questo qui mi consumava 1000 e quindi tutti i punti che non avevamo all'interno dell'etere, scusate, se ne è preso su di me sto bastardo. D'accordo, d'accordo, d'accordo. Ma, signori e signori, vuole altre cose. Imperfect Ritual Stone. What? Imperfect Ritual Stone. Ah, le Sephatha Seal. Ok, vado a prendere un po' di obsidian. Sapete che c'è? Voglio le mie reward bag. Eccoci qua, andata e tornata. Ovviamente sto coso non lo fa, perché vuole l'orb. E tra l'altro mi sono ricordato che il nostro amico Lava Crystal ha un'altra funzione. Bella, 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 bella. Perché non uso questo? Marugoscron? Perché? Ok, facciamo questa qui, la Imperfect Ritual Stone. Questo me lo prendo, grazie. Dacci la nostra reward back, brutto zonzone. Ok, qui c'è la Chemistry, qui c'è il self-sacrificio. Ok, possiamo potenziarlo, ma per adesso non ci interessa il self-sacrificio. Ci dà queste. Buono. Oh yeah. Oh yeah, davvero buono buono, ma ancora non abbiamo roba di rigenerazione. E poi inizieremo a sacrificare i mob invece che noi. Che è una cosa buona, perché, ehi, non voglio morire come un pirletto. Qual è l'altra funzione tanto decantata del Lava Crystal? Ragazzi, questa cosa dovrebbe consumare gli LP che stanno nell'etere per alimentare le fornaci. E questa cosa già non è male. Lo fa anche la Towncraft con un altro sistema, però io ho bisogno assoluto di smettere di consumare il coal. Quindi io metto questo qui, ok. Mi serve della cobblestone, fantastico. Andiamo a vedere se... Ok, c'ho 1400. Mettiamo la cobblestone. Come potete vedere, funziona perfettamente. No, dai, come funzioni? Ciccia, vai. Ecco, andava messa qui. Ok, vedete? Si è presa 25 per cuocermi un pezzo di cobblestone. Ora, lo so che voi direte sicuramente, Marcus, però ogni volta devi salire e devi autoinfliggerti i danni, vedete? Ogni 25 LP si cuoce una cosa, invece di un ottavo di coal, che, dai, è molto molto meglio che ci conserviamo il coal. Però, presto, quello lì lo possiamo automatizzare, presto lo possiamo sacrificare altri mob e non noi, e quindi tutta questa robetta sarà gratis. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che qui c'è il signor Bob. Esatto, Ryoichi, non ve lo posso far vedere, però lo ringrazio tanto, ci ha inviato... con Amazon un regalino, ovvero il cosetto di Bob, cioè il pupazzo di neve, e quindi l'abbiamo ricreato anche qui in live, che è carino. Oh, venite nelle live, che non facciamo niente di che, non andiamo troppo avanti, però qui si fanno le cose quelle porcianci, e però in live ci divertiamo comunque. Ora apriamo questa qui. Sì. Sì, molto bene. Avrei preferito qualsiasi altra cosa, però va bene. Ok, d'accordo. Attenzione, perché il nostro liberculo ci porta a vedere che qui abbiamo fatto questa. Ce ne dà un'altra. Questa già l'abbiamo fatta e l'abbiamo presa. E qui vuole l'Alchemy Catalyst. E non so perché mi dà un pezzo di glowstone, un pezzo di cactus. Potevamo fare anche una battuta più brutta. E io direi che possiamo andare a prendere il coal, che adesso non ci serve più, ok? Fare così, buttarlo qui dentro, toglierci l'anellozzo, e alla si strunz, vediamo un po' se entra un pochino di robetta, perfetto. Il diamantone purtroppo ancora ci vuole un pochino di mana, lo faccio trasformare, lo mettiamo qui con calma, appena sentiamo pling pling. Qui sto facendo trasformare, eccola qua, hai visto? Fantastico, perché sto usando questo quando posso usare il mio amico Dig, che tra l'altro se livella mi aumenta ovviamente il mana. Che sei? Sei costoso? Sei costoso? Ragazzi, con la botania devo fare un po' di off camera, perché non posso stacco così poco mana ogni volta. E a questo punto andiamo a fare... Sei stronzo. Dai, ma quanto ti serve?
Ma quanto ti serve? È finito! Oh shit! Ragazzi, c'è stato un problema. Io ho per sbaglio cliccato col tasto destro mentre guardavo questa struttura e si è distrutta. Oh, what? È proprio esplosa. Con questo non dovrei poter prendere l'ossidiana. Però questa sì. Questa ossidiana. Ma... E quindi è rimasto questo? Oh, fermi tutti. È finito. Vabbè. Vabbè, ho distrutto... Niente, volevo farvelo sapere. Ho distrutto il coso. Sono pure un po' più contento perché talvolta escono degli stronzi incredibili da là, eh. Quindi per questa volta siamo salvi. Qui ho buttato ancora... Vediamo se ci è riuscito sto coso. Oh, grazie. Lei è molto gentleman, amico mio. Quindi, andiamo a fare così. Così. Mi rode sprecare diamanti, ma va bene lo stesso. E abbiamo... l'altare. Ottimo lavoro. Qui ci si fanno le rune. E le rune sono noiose, quindi non le trattiamo assolutamente. Abbiamo fatto già l'anello del magnetismo. 9 di mana steel. Una reward bag. Però dentro una reward bag ci potrebbe essere di tutto. Anche una barca. Quindi ne prendo una. Qui ci abbiamo tutte le altre cosine della botania. Ottimo lavoro. E andiamo a vedere una basic e una good. Signori, nel campo della malerba. 3 tamium. Va bene. Oh, uno smeraldozzo. Niente male. Niente male davvero. Beh, ragazzotti, anche oggi abbiamo fatto un bel po' di miscellanea. Però sappiate che siamo quasi pronti. Perché abbiamo fatto comunque l'incantesimo per scavare, l'incantesimo per sparare a distanza. Mi serve un piccolo arco, una spada decente. Probabilmente andrò sempre su quella della botania. E poi ci andiamo a fare il dungeon che sta sotto i nostri piedi. In live ci abbiamo provato un minuto e ho detto non sa da fare perché l'armatura che c'avevo non dava protezione, stavo qui. Adesso invece qualche cosina ce l'abbiamo, quindi io vi esorto a lasciare un pollicione in su per la Magicraft 2 che ancora non ha dato tutto quello che può dare, ovviamente perché siamo agli inizi. Fidatevi del sottoscritto, quando vedrete tutti gli incastri magici gongolerete a morte. Io vi salustro, lasciate un pollicione in su, bella per voi! Ciao!